Due squadre a caccia di punti. Da una parte il Cosenza, che vuole rivitalizzare una classifica divenuta abbastanza complicata, dall'altra la Cavese, che dopo aver subito il punto di penalizzazione ulteriore, anche se l'ufficialità ancora non c'è, e dopo aver perso il derby di inizio 2011 con la Nocerina, prova ovviamente a rifarsi. In campo due squadre costruite in modo completamente diverso. Il Cosenza da una parte voglioso di arrivare quantomeno nei playoff, dall'altra la Cavese con la scure della penalizzazione di 5 punti iniziale, che sapeva tutto ciò e quindi per conquistare una tranquilla salvezza. Subito Turienzo prova ad andare via alla difesa del Cosenza, il pallone sulla destra a Camillo Ciano, conclusione con il portiere che riesce a parare dall'angolo, colpo di testa tentato da Di Napoli, stavolta per De Luca non ci sono problemi, la risposta di Mazzeo, eccolo l'ex della Salernitana della Nocerina, la conclusione parata di Pane. Ancora Cosenza, Stefano Fiore sulla parte sinistra di campo, sfera a Roselli, Roselli prova la botta deviata e poi molto bravo Pane a mettere in calcio d'angolo. Si va avanti davanti a 2000 tifosi sugli spalti. Schetter, palla bassa, Turienzo ci arriva con il destro ma c'è la deviazione. Corner dall'altra parte, colpo di testa di Raimondi, molto bravo Pane ancora una volta a dire di no, a parare in calcio d'angolo. Turienzo allarga Schetter, attenzione alla Cavese che prova nella parte finale del tempo a mettere in difficoltà con Alfano che di testa mette alto, la replica ancora di Roselli, il sinistro completamente fuori. Il Cosenza ci prova, contropiede, Mazzeo per Matteini sulla fascia destra, il traversone molto bene, Cipriani con un allungo a mettere fuori. Nel secondo tempo un attaccante Sabre in campo da una parte, un attaccante Bernardo in campo dall'altra. Ed è la Cavese a rendersi maggiormente pericolosa proprio con Bernardo neoentrato che viene anticipato all'ultimo momento da Takrai. Ancora Alfano ci prova col sinistro, ci ha battato di poco fuori. Quindi il Cosenza prova a scuotersi, visti i primi fischi, quasi autogol, poi Fiore, colpo di testa di Raimondi provato, esce bene Schetter, la conclusione di Matteini con sfera che sorvola la traversa. Ancora il Cosenza, tiro dalla lunga distanza da parte di Viscardi, parata di Pane. Poi più nulla da segnalare fino alla fine. Reti bianche 0-0 tra Cosenza e Cavese, ma la novità sta nel finale. Eccolo qua, Mario Somma, ex della partita, sia ex giocatore che ex allenatore della Cavese, ha lasciato il Cosenza, si è dimesso, dimissioni irrevocabili da parte sua. Si sono dimessi anche Castagnini e Urban, pronti ad arrivare a Cosenza, nuovamente Toscano e Mirabelli.